La grande fiera forum dedicata alla scuola e all'istruzione, Didacta, alla Fortezza d'Abbasso di Firenze, è stata il trampolino di lancio per la terza edizione del concorso Primi di Toscana, dopo i dolci, dedicata nel 2019 ai secondi piatti in forma di finger food e presentata dall'assessore regionale all'istruzione Cristina Grieco allo stand della Toscana. C'è secondo e secondo, ma sempre primi, il nome della nuova sfida tra gli istituti alberghieri toscani che dovranno usare prodotti toscani di qualità certificata, di filiera corta o a chilometro zero, e in collaborazione con l'assessorato regionale all'agricoltura valorizzare le carni ovine e caprine. Questa è un concorso, è un'azione di Regione Toscana che si inserisce nel quadro più ampio degli interventi per valorizzare la nostra filiera formativa tecnico-professionale e le eccellenze che ci sono nelle nostre scuole. Allo stesso tempo valorizziamo anche i prodotti tipici, quindi puntiamo sul chilometro zero e quindi tutta la filiera diciamo, di eccellenza delle nostre produzioni. Entro il 30 gennaio 2020 le prove preselettive e poi entro febbraio la gara finale all'Istituto Datini di Prato, vincitore nel 2019 di Dulcis in Primis. Proprio la squadra vincitrice del concorso è stata omaggiata del libro che raccoglie le gustose ricette proposte dagli alberghieri lo scorso anno.